qualche richiesta sull'app relativa alla BV. Ho pensato di chiamarti direttamente. Oh, cavolo! Non ce la faccio! Non potevo, che ne so, invitarlo a cena e tanti saluti? Bravo, Vijay. Hai fatto il passo più lungo della gamba. Qualcuno vuole invitare la sua persona speciale al ballo, ma la faccenda è sfuggita di mano. Cos'è? Hanno esagerato tipo chi insegnera Pacchiana? Non la farei così tragica. Anzi, lo trovo romantico. Sì, hai ragione. Ok, arrivo. Qui c'è bisogno di una Spider-Mano. Sì, avevo pianificato tutto. Gli indizi, gli schermi, le decorazioni, le persone. Tutto doveva essere perfetto. Oh, ok, calma. Rallenta e spiegami bene. Cos'è successo? Ah, ok. Voglio invitare una persona al ballo scolastico, però... lui è speciale. Non potevo limitarmi a fiori e cioccolatini. Ho sistemato degli schermi sui quali doveva comparire un messaggio, ma il generatore è andato. E il tizio che me l'ha noleggiato non risponde. Che truffa. Si può fare. Grazie. L'ho preso dalla ditta Reynolds & Co. Ti mando subito l'indirizzo. Ok. I generatori costano troppo ultimamente. Questo qui viene con noi, capito? Una trattativa di noleggio insolita. Oggi sarà una giornata. Non ti invito. Che cosa hai? Da qui non passa nessuno. Forse non aveva altro da dire. Sembri stanco. Che succede? Ehi, Spider-Man! Sei finito, Spider-Man! Questi tizi sono serviti. Ora andiamo dal venditore. Grazie mille. Piacere mio. Mi hanno chiesto di indagare sul ritardo della consegna. La risposta è ovvia. Sì, il fatto è che lo consegnerei anche, ma quegli idioti l'hanno conciato per le feste. Se va bene, ci vorranno settimane di riparazioni. Riferisci tu la notizia? Ok. Diamo a Vijay la cattiva notizia. Hai buone notizie? Ho... delle novità? Il generatore è andato. Cosa? Ok, non è ancora finita. Tu intanto torna qui. Mi è venuta in mente una cosa. Dato che il generatore è rotto, la BV ne ha uno d'emergenza. So che li tengono sul tetto, ma sono troppo potenti per ciò che ho in mente io. Salterebbe un fusibile. A meno che non troviamo qualcosa di poco potente. Potrei rilevare la frequenza a basso voltaggio. E al resto ci penserebbero i tuoi poteri elettrici. Teoricamente. Ne vale la tela.
dati una scossa. Conosco qualcuno che apprezzerebbe. Ehi, ma che... Ho trovato un generatore, ma è spento. Sì, andrà benissimo. Ti va di usare la tua scintilla speciale? Ecco il voltaggio che ci serve. Ora deviamolo verso il piano terra. Sì, sapevo ci saresti riuscito. Forse collegando questi nodi energetici... Passa attraverso un vecchio circuito. Sì! Forse dovrei darmi all'ingegneria elettrica. Grazie un milione! Oh, dovresti farti chiamare il grande ragno elettrico! Grazie, ma Spider-Man va benissimo. Oh, un messaggio! Sta arrivando! Non andartene, potrebbe servirmi ancora il tuo aiuto. Nasconditi! Un messaggio di Vijay. Cosa? Una lavagna. Oh, Vijay, che stai architettando? Aspetta, è l'equazione che mi ha spiegato al nostro primo incontro di studio. Appuntamento di studio? Psst, Spider-Man, quello è il primo indizio. La gireresti? Oh. Ok, da questa parte allora. Ok, cosa abbiamo qui? Oh, è durante questo film che ci siamo dati il primo bacio. Ah, apparecchio, burro cacao e tutto. Eppure, bacio della vita. Spider-Man, il poster non si muove. Gli daresti un colpetto? Oh! Vijay sarà in cortile. Siamo al gran finale. Mettiti comodo e prendi i popcorn. Vijay, questa è una delle tue tipiche trovate. Ho sempre saputo che eri un tipo speciale. E ora sei il mio tipo speciale. Ti amo, Lucas. Vuoi... Casa? Non proprio. No,
Forse posso fare qualcosa. Devo usare i fulmini. Bal. Oh, VJ, ma certo! Giacche di lustrini abbinate? Per forza! Ci è mancato poco. Spider-Man! Scendi, devo ringraziarti per bene! Grazie per averlo reso possibile. Porca vacca. Hai tirato dentro anche Spider-Man. Che giornata! Per l'amore, questo è altro. Sono felice per voi. Buon ballo!